G0 di Radio Capital, caro Vittorio. Ora che te ne doni negli Stati Uniti che ti ascolteranno, però anche in Italia sono uscite fuori cifre iperboliche, 4 milioni di telefonate intercettate in un solo mese. Cioè due terzi la fate mia moglie. La cosa è, ma perché quelli del PDL che tanto è sempre contro le intercettazioni ora non si sollevano tutti insieme contro Snowden? No, contro Obama, contro Obama. Snowden e non fanno di Snowden i loro eroi, il loro paladino. Brunetta, per esempio. Brunetta, La Santanchè, che ha definito boia i magistrati. Esatto. Quindi, invece, chi ha preso a cuore il destino di questo ex collaboratore della CIA, Snowden? CocoPro, sempre stare attenti ai CocoPro. Sono i rappresentanti del 5 Stelle, che hanno fatto anche una mozione, ora anche nelle ultime ore ribadiscono, sì, l'Italia siamo un paese che dice sì all'asilo politico, a Snowden. In particolare, a presentare questa mozione è Mirella Liuzzi, buonasera. Buonasera a tutti voi, rappresentante del 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Buonasera. Esatto. Allora, dunque lei ci può parlare perché la Commissione le ha dato il permesso di parlarci? No, posso parlarvi a prescindere, perché mi sto muovendo in questo senso dall'inizio giugno, da appena è partito lo scandalo Datagate. Infatti ho presentato un'interrogazione subito, il 12 giugno, proprio per chiedere dei chiarimenti al governo. No, per questa ragione ho chiesto un'informativa urgente del Presidente Letta il 19 giugno, nella totale assenza e incuranza degli altri partiti che mi guardavano con occhi un po' sbigottiti. Poi ieri finalmente, quando il Ministro Mauro ha fatto quelle dichiarazioni sull'alleanza, abbiamo richiesto insieme quasi tutti gli schieramenti un'informativa urgente del governo, che pare che sia stata approvata, e domani ci sarà il ministro Bonino che spiegherà insomma che cosa sta succedendo. Sarà interessante sentirla, perché non sarà facilissimo spiegare questa cosa, ma voi come la spiegate? Cioè, che cosa dice? Ci ascoltano, ci intercettano? Perché gli americani ci devono intercettare, secondo voi? Allora, è una cosa che in realtà è già partita ed è di parecchi anni fa. Esatto. Nel 1998 era già partito questo progetto che per proteggere le industrie insomma americane, con tra virgolette questa scusa, aveva fatto un patto con gli stessi stati in cui oggi date, quindi Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zelanda. E ovviamente c'era già in moto questo meccanismo, quindi in realtà niente di nuovo. No. Ma allo stesso tempo ci sono delle dichiarazioni forti di un ex collaboratore dell'NSA che secondo noi sono molto importanti e vanno approfondite, perché forse per la prima volta oggi riusciremmo ad arrivare a una soluzione. Poi rispetto insomma al 98 ci sono state delle dichiarazioni anche forti del Presidente della Francia, di Angela Merkel, quindi insomma ci sono degli svolti che prima... Ma nessuno, cittadina onorabile, perché onorabile sì, la posso chiamare onorabile, sarà sicuramente una onorabile persona. Secondo lei questi non lo sapevano, non immaginavano che gli americani o chi altri ascoltassero, intercettassero, cioè sono cascati dall'albero, dal vero, come no, si dice? Lo sapevano? Non credo proprio. Il discorso che sulla materia è in essere da parecchio tempo, per cui tutti, bene o male, abbiamo sempre, anche i cittadini comuni, la paura di quando parliamo al telefono di essere ascoltati da qualche entità superiore, però certo, se lo fanno gli Stati Uniti, cioè, qualche domanda ce la dovremmo anche fare. Sì, però, cittadina, io non ho capito quali segreti dovevano carpire alle industrie italiane, onestamente, gli americani. Cioè la Apple chi doveva sorvegliare? Ma non lo so se la Apple, cioè alla fine credo che ci siano meccanismi finanziari anche dietro, perché sì, certo, perché evidentemente non credo che siano interessati a intercettare la nostra di conversazione, adesso anche perché è pubblica, però sicuramente sono più interessati a intercettare insomma i meccanismi finanziari, i grandi gruppi che parlano tra di loro, immagino. Ma tra l'altro, essendo noi nella stessa organizzazione militare con gli americani, tutti i piani militari li scrivono addirittura loro, quindi cioè, devono assicurarsi che noi li rispettiamo. Cioè, non ho capito bene che cosa può dire Letta, per esempio,
che gli americani non riescano a sapere senza bisogno di intercettare. Beh, però al di là dell'Italia c'è questa cosa pesante dell'ipotesi invece di intercettazione della BCE, però questa mi sembra un po' pesante come cosa. E la BCE che vogliono stampare i soldi. Soldi. No, invece c'è un'altra domanda che mi preme, perché lei come esponente, tu sei buono lì tranquillo perché se no ti espello anche a te dalla radio. Cittadina, lei come esponente del 5 Stelle ha una grandissima fiducia e addirittura è una delle vostre ragioni di essere la rete, tutto si deve fare in rete, però adesso abbiamo scoperto che la rete in realtà è una rete che ha dei buchi a cui confronto le rete delle calze che portavano le signorine ad Arcore erano niente, cioè come ci si può fidare di una rete che tutti possono intercettare e bucherellare? E questo è il dilemma del nostro millennio, perché i mezzi di comunicazione sono cambiati. È ovvio che ora alcune informazioni sono veicolate rispetto al passato in modo completamente diverso. Magari prima si intercettava il piccione viaggiatore, oggi tanti si intercettano la mail. Quindi cambiano i meccanismi, ma non cambiano quelle finalità alla fine, come credo che... Ma ci si può fidare della rete? Questa è la mia domanda. Cioè tu dici se Facebook, Google, Apple... per esempio la famosa democrazia liquida, quella che viene sempre sognata e un giorno sarà forse realizzata anche dal 5 Stelle, tutto passa in rete, tutto passa attraverso i server. Come possiamo fidarci di elezioni fatte attraverso una rete che non facciamo finta di non saperlo? È controllabilissima. Beh, certo, anche le elezioni allora in America che avvengono tramite rete possono essere controllate, perché almeno... Se la mettiamo su questo piano... No, però non ce ne sono di elezioni in rete. No. Ti dici che non ci sono elezioni? Elettroniche in rete tramite sistemi elettronici. Perché quella è rete, non è rete internet, ma quella è rete. Sono tanti paesi che ormai adottano questo tipo di... Non si va nella cabina a mettere la... Ce n'è uno che ne fa un po', un paese baltico che lo fa. Lo fa ce ne sono anche altri, anche addirittura sudamericani. Quindi Mirella Liuzzi, però la Bonino oggi ha detto, insomma, la vicenda è spinosa, tra spiarsi tra alleati non è carino, ma con gli Stati Uniti c'è amicizia. Sembra un po', smoscia un po' la Bonino, Domani gli attentati. Però allo stesso tempo Mauro ieri non era così. No, Mauro tostissimo, sì. Ma c'è ancora questa amicizia con gli Stati Uniti, secondo lei? Siamo ancora amici? Loro credo che siano amici, soprattutto la Bonino, è saputo. Però risulta che anche quelle 5 Stelle sono corsi all'ambasciata americana subito dopo le elezioni, no? Sì, perché ci volevano incontrare, noi li abbiamo incontrati, abbiamo incontrato anche altre ambasciate, tranquillamente, abbiamo incontrato anche quelle coreane. Anche quelle Corea del Nord? No, Corea del Nord no, dai. Anche quella, non ci siamo fatti mancare niente. Ma quindi lei sarebbe pronta a offrire asilo politico a Edward Snowden? Noi l'abbiamo già dichiarato, noi vorremmo che l'Italia offrisse asilo politico, abbiamo presentato proprio oggi una mozione in cui impegniamo il governo a capire se ci sono le possibilità. Ho visto che hanno vantato dei problemi di tipo procedurale, la richiesta è stata inviata via PAC. Via PAC, il modulo, la cosa, la bolla. Però lui è tecnicamente uno che ha violato la legge, lo sa, sì. Sì, sta parlando di cose abbastanza pesanti riguardo a un'agenzia governativa americana. E quindi chiede asilo politico, alla fine addirittura anche la Russia che lo voleva dare, a patto che comunque la smettesse di parlare, questa era alla fine la richiesta di... Non mi pare molto liberale come scelta, dice se smetti di parlare... Lei è per sua fortuna molto giovane, forse lei non ricorda gli anni terribili in cui demmo asilo politico a un certo signore che si chiamava Ocalan, le dice niente il nome? No, perché però giustamente nei guai poi, questo è ricercato, se ci chiedono l'estradizione gli americani come possono fare, perché lui ha commesso almeno 3 o 4 principali reati federali, noi gli diciamo pernacchi, e che gli facciamo? Diciamo no? A quel punto è una decisione del governo, cioè è come quello che è successo con i Marò alla fine, è esattamente la stessa cosa, cioè gli asili politici alla fine si troveranno sempre in queste situazioni, sono avvenute in passato.
questo non è per il paese che ha fatto il rapimento di Abu Omar organizzato a Milano, no? Per cui insomma io non mi fiderei molto fossi Snowden. Siamo anche il paese dell'Achille Lauro, facciamo finta di arrestare uno e poi lo lasciamo andare. Lo so. Facciamo il famoso inghippo. La presidente Boldrini della Camera dove lei lavora, no? La Boldrini è sempre stata molto vicina ai problemi dei rifugiati politici, no? Chi chiedeva asilo. Quindi lei forse dovrebbe fare un passo in più anche la Boldrini nel chiedere l'asilo per Snowden? Io ho visto che la Boldrini ha comunque accolto la nostra informativa, quindi il posto l'ha già fatto, non si è sbilanciata. Francamente non mi è venuto in mente comunque di poterla, insomma, se avesse voluto magari qualcosa la dirà anche, non disperiamo. Comunque vedremo, certo che io aspetto sempre con ansia il giorno in cui ci sarà qualcuno a Mosca o a Pechino che farà lo stesso di quello che ha fatto Snowden, perché li vedo solo arrivare dall'America questi qua. Come mai non arrivano dalla Russia, dalla Cina? Come mai? Bisogna capirlo, cioè, perché oggi Putin ha detto no, non lo possiamo rimandare in America perché in America c'è la pena di morte. Ma non c'è. Beh, un po' curioso. Esatto, ma un po' curioso questa dichiarazione sia stata detta dalla Russia, cioè, insomma. Grazie a Mirella Liuzzi. Grazie per averci invitato e auguri per il suo lavoro in Parlamento. Ci conferma il restitution day dopodomani? Sì. Ok. Lei tra i bravi ha restituito molto poco in percentuale, ci dica. Ho restituito quello che non ho speso. Beh, vabbè, c'è ottimo. E quello che ha speso ha rendicontato. Ha speso a tutte, esatto. Tutte le ricevute. Tutto, bravo. Okay. Brava. Arrivederci, grazie per essere stata con noi. Allora.